avete più tempo. Buongiorno. Buongiorno. Bravo. Noi adesso l'abbiamo rimesso in sesto. Se non sia mai succede qualcosa a Falcone, ce la vediamo. Vai, immagino che tu abbia fatto un articolo di come funziona bene la sanità. Ho fatto un articolo di come sia ottimo il contenuto. E quello che serve è proprio il contenuto. Assolutamente, perché mi hanno salvato la vita e la cosa va più bene sottolineata. Bene. Posso accettare che invece di rispondere nelle sedi istituzionali è molto presente, ed è presente soprattutto quando le amministrazioni, invece di fare i propri atti e di collaborare, continuano a gettare la palla in tribuna, a rinviare le scelte. Poi ne leggerò alcuni passaggi. A trovare un atto, uno solo. Perché uno che dice è e resta, io posso capire tutto, anche che come i cornuti ci si ripensi alle cose, ci ho sbagliato, vi chiedo scusa per aver fatto perdere 3 anni di tempo alla città, alla regione, alla ASL, anni per portare avanti il progetto Piano Daccio, scusate, mi sono sbagliato, la città vuole un'altra cosa, ne prendiamo atto, ce lo dice, però chiede scusa, mette un punto e dice adesso... Noi pronti a collaborare, ho la faccia tosta di farlo e di non assecondare malpancismi, quindi dico quello che... C'è chi ha sempre sostenuto questa tesi, che non si dovesse uscire da Villa Mosca, eccetera, eccetera. Altra tesi, invece, l'ospedale va fatto nuovo, perché è un ospedale vecchio, e quindi alla città che cosa vuole? E non solo alla città, perché poi se Teramo... vuole e rivendica di essere il capoluogo, la città capoluogo della, che si fa carico come città territorio di un bacino ben più ampio del proprio comune, risponde anche nei confronti degli altri cittadini, gli 80 milioni iniziali più i 40 che ci abbiamo messo noi. La condizione per accedere a quei fondi era presentare un progetto, perché al ministero i soldi sulle chiacchiere non te li danno. Ed è il motivo che la Mosca la stava spostando l'ospedale in periferia, neanche fuori Teramo, perché stiamo parlando sempre del comune di Teramo, quindi chi è fermo? No, lui approva, stando all'opposizione, in un consiglio comunale dove credo 23 su 26, cioè finanziamento importante, il primo mutuo che accendiamo per la regione è a disposizione della città di Teramo e dell'ospedale di Teramo, che mi sembra...